Incredibile, pazzesco, assurdo, mamma mia questo coniglietto che ansia che mi mette. Innanzitutto, come potete vedere, il primo video in assoluto che registro di Dark Deception con il mio look estivo pazzesco, assurdo e allucinante. E sinceramente è passato un bel po' da quando ho registrato l'ultima volta Dark Deception. Se ricordo bene avevamo fatto il livello delle infermiere sexy. Vi dico solo che sul canale è uscito da poco il video dei clown, quindi più o meno siamo come al solito 2 settimane, 3 settimane di distanza me e voi. Incredibile, però probabilmente per quando vedete questo video io credo di aver iniziato la registrazione degli episodi extra e probabilmente avrete visto anche la serie su Indigo Park, che mi è servita molto perché quando è uscita l'espansione di Elden Ring e di Palward e devo iniziare a registrare tutte e due contemporaneamente, Indigo Park mi è servito incredibile. Per quanto riguarda Dark Deception, ragazzi, io vi ringrazio per il sostegno alla serie, sta andando molto bene sul canale, sia i video sia gli shorts, mi avete scritto un sacco di commenti di susso per quanto riguarda la lore, la storia incredibile, e sono curioso, ragazzi. Allora, secondo i miei calcoli, questo qui potrebbe essere l'ultimo capitolo della Blind Run, se vogliamo, su Dark Deception, perché se sono 2 a capitolo, questo dovrebbe essere il capitolo 4, c'erano le infermiere e questo coniglio sus, che dall'occhietto sus mi fa dedurre sia tipo una roba mascotte tipo Five Nights at Freddy, deduco, non lo so, vedremo. E poi gli ultimi due dovrebbero essere il fatidico capitolo 5, che mi avete detto che è uscito anche un teaser per quanto riguarda il capitolo 5, che ovviamente non ho visto perché devo ancora vedere il 4, e non so se nel finale del 4 succedono robe assurde, alieni, incredibili. Io direi di buttarci, perché da un po' che non vedo Beers, quindi cosa avrà da dire Beers a questo nuovo Godoman con i capelli tagliati, ragazzi? Come niente, però proviamoci. 3 pezzetti mancanti. Vuoi un nuovo inizio, una vita migliore? Posso dartela. Posso dartela la vita migliore, ragazzi. Allora, qui non possiamo potenziare niente, come al solito. Beers non ha niente da dirci. Allora, livello del coniglietto, che, ripeto, sembra una roba uscita da FNAF. Vediamo un po'. 3, 2, 1, vai! Now he's got a camera watching the entrance to keep you from getting past. Ok, particolare. Does he think I'm not capable of making you invisible whenever I want? Or shrinking you to the size of a cockroach? Or turning you into a cockroach if I so desire? Grazie, Birse. Well, I'll show him. Return to the ring altar. Fair warning. Che fa questa abilità? Vediamo un po'. Ah, mi rende invisibile! Bello! Ok. Spero non sia peggio delle infermiere sexy, ragazzi, altrimenti c'è da piangere. Però noi abbiamo il potere del checkpoint, ragazzi, che ci frega. Vai! Ah, ma c'è veramente una telecamera, ma dai, quindi devo fare così? La telecamera non mi vede, però che strana la telecamera, sus, vabbè. Allora, ragazzi, speriamo bene. Mascot Mayhem, bello il titolo, ragazzi. Allora, già che Beers mi dice devi sbrigarti, non promette bene. Allora, qui c'è un coniglietto, un maiale e un pollo. Sono terrificanti. Molto bene, ragazzi. Ah, siamo in un livello alla FNAF, mi sa, altro che Joyville. Sono 181, ragazzi, palesemente ce ne sono altre nascoste, cioè 181 sono veramente poche. Questo posto si chiama Joyland, la terra del divertimento. Va bene, ragazzi, mi immagino quanto divertimento ci sarà qui. Allora io vorrei fare un attimo di esplorazione, magari troviamo qualche segreto, vediamo un po', va? Qualche segretino? Incredibile? No, ok. Qui, ragazzi, non ci sono segreti. Andiamo dall'altra parte? Vediamo un po', va? Certo, per essere un posto per far divertire i ragazzini, filo spinato, laser. Ah, no, questa è chiusa. Niente, ragazzi, per forza da quella parte. Va bene. Allora, usiamo il potere. Ok. Is that a rabbit? Molto bene, siamo rimasti chiusi. Hey there, buddy. I'm Lucky the Rabbit. Mamma mia, che mostruosità. This is my good friend Penny the Chicken. Hi, I'm Penny the Chicken. Ragazzi, sono di una bruttezza clamorosa. Joy Gang, what about you? Are you ready to become one of the joyful? Non riesco a capire se sono tipo FNAF o sono persone con i costumi tipo le paperelle. We're going to sing our joy, joy song. Ma il maialino? Godiamoci questo momento, ragazzi, perché sarà l'ultima volta che li vedremo così felici nei nostri confronti. Divertentissimo. Joy Land.
Povero me. We'll be seeing you soon, buddy. Cioè, il coniglietto è terrificante, ma questa pollo, gallina, questa... E quella risata magari avrei evitato, però vabbè. Ragazzi. Oh, ma che bello. Allora, intanto mi metterei l'abilità... questa qui. Ok, ragazzi. Andiamo cattivissimi proprio con una violenza, ragazzi. Cosa mi ha preso, scusatemi? Non ho capito niente, però credo che la gallina mi abbia tipo lanciato un uovo e il coniglio mi ha ammazzato di botte. Va bene, è una cosa molto accogliente, ragazzi. Però il lato positivo, ragazzi, è che stiamo già a 122. Non male, direi, no? Voi direte, vabbè, ma stai morendo. Sì, è vero, però ragazzi, ci sono morti e morti. Le morti che ho fatto con quelle infermiere sexy sono proprio un altro livello, capito, ragazzi? Cioè, sono morti tristi. Questi sono morti che stanno andando troppo bene, capito? Prendiamo tutto, ragazzi. 46. Questi stanno facendo veramente le peggio cose. 22, ragazzi. Non sta andando male, eh? 11. Vabbè, ragazzi, non sta andando male per niente. C'ho il coniglio dietro, mi sa, eh? Corri, 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 corri. Mi mancano le ultime che giustamente me le sono perse. Ah, vabbè. Ci sta. Beh, ragazzi, ne abbiamo prese tipo 80-90 con una botta sola, ragazzi. Ve lo dico, l'abilità della calamita è proprio la vita. Allora, devo arrivare avanti, però per adesso non è semplice. Allora, vediamo se riusciamo a arrivare dall'altra parte. Dove sono le gemmine? Eccole. 3 1 2 e 3. Alla grande, ragazzi, troppo facile. Because I never lose. Ok. You're pretty lucky too. Let's see how lucky you are. Dice che siamo stati troppo fortunati e lui vince sempre. Quindi non promette bene, ragazzi. Run. Run. Ok, corriamo. Well, aren't you popular? Remember when I said nobody liked you? Oh, I can't get enough of okay. you, dear. Ah, bene. Quanti sono? Beh, se uno era un problema, mi immagino questi qui saranno un grande problema, ragazzi. Ecco fatto. Va bene. Credo mi abbia detto sono cavoli tuoi quando scendi, va bene. Remember when I said I had a bad feeling about this place? Now I'm really getting a bad feeling about this place. Ok, Birs diceva un posto molto brutto, va bene. Però ragazzi, prima parte proprio super easy, neanche easy, super super easy, ci sono morto due volte. Va bene. Il maialino ancora non l'abbiamo visto, eh? Altre 170, allora sono tre livelli, ragazzi, ve lo dico io, mi sa. Dopo questo ce n'è un altro sicuro. Allora, mettiamoci la nostra calamita sus. Certo, se per prendere S qui devi stare super attento con le telecamere, insomma, cose incredibili. Systems offline, zone 3 access restricted. Please restore power in zone 2. Ok. Some kind of control room. Everything is offline. Qui è chiuso. Ah, che bello, avete visto, ragazzi? Io l'ho visto. Guarda che belli che sono, eh? Hi, I'm Hagrid. I'm a pig. Un maialino, ma quanto sei simpatico. Pigs are my joy. I haven't had a meal in forever. Ah, dice che ha molta fame e ci vuole mangiare. Potremmo fargli conoscere il maialino di Poppy Playtime, che pure lui si mangia i suoi amici, quindi. Delicious. You look. You mind if I put a little barbecue sauce on you? I got my own recipe. Sono inquietanti, ripeto, perché sembrano gente con un costume, non robe meccaniche. Ok. Ah. Molto bene. Dice che il maialino quando va di matto è pericoloso, ma pure lui diventa matto quando è pericoloso. Va bene.
Ok. Ah, questo è già più sus come percorso, eh. Ok, 117. Ah, che carino, rompe le porte il maialino, bello. Ok. Mamma mia ragazzi, il maialino. Eccolo. Vabbè, mi ha dato una testata. Pure qui abbiamo fatto una mezza strage, ragazzi. Ok. Sento la loro presenza alle mie spalle. Ok. Ah, vabbè, ci sta. Ok. Ok, 19. Ok. Ah, ok, l'ultima non è qua. Ok. L'ultima non so dov'è. Una me ne manca, ragazzi. Quanto è bello quando ne rimane una. Trovata. Se ci riesco a arrivare. Presa, dai! Poi, andiamo qua! Andiamo bene, ragazzi, per adesso! Ah, c'ha il piedino! Ecco fatto, dai! Mi sa che si sono arrabbiati ancora di più di prima. Già. Ah, la zona 3! Ok, devo tornare al centro, ok. Eccoci qua. Power online, zone 3 access granted. Ok, vabbè. Sì, infatti, sta andando troppo facile per adesso, ragazzi, ve lo dico. Ragazzi, ripeto, è tutto figo, ma è troppo facile per adesso. Cioè, rispetto alle infermiere sexy è troppo facile. Quello per adesso a livello di difficoltà è in assoluto peggiore. Allora. Ah, carino, dobbiamo pure schivare sti cosi, carino, mi piace. Carino. Figo, figo. Unauthorized intruder detected. Perfetto, c'è pure il prototype qui che non ci fa passare, molto bene. Reboot breaker switch to resume crusher function. Sì, sì. 136, ragazzi, ci vorrà un po' qua. Allora, con calma. La calamita al massimo, secondo me, ci regala delle forti emozioni. Eccoli qua. Sono arrabbiati, eh. Stanno dicendo che li abbiamo resi bruttissimi per colpa di quella botta di elettricità. Ok. Dai, si fugge. Alla grande proprio. Troppo forti, ragazzi. Troppo forti. Dai, 49 già, ragazzi. Troppo forti. Troppo forti, ragazzi. Non credo di farla tutta in un try, però se riesco a farla tutta in un try sarebbe qualcosa di clamoroso. 14. Ragazzi, troppo forte. Ragazzi, dai, due, peccato. Peccato, ragazzi, ce l'avrei fatta in una botta, eh. Ce l'avrei fatta in una botta sola, ragazzi, eh. Anyone?
Se non mi interrompono adesso, ragazzi, potrei fare il mio reo personale. Ragazzi, tutto in una botta sola. Mi potete dire che sono stato bravo? Lo prendo come un bravo. Ok, che ho usato la calamita, che è un po' cheese, però ragazzi, dai, su. Ditemi che sono stato bravo, su. Rispetto all'inizio con le scimmiette. Ok. Fantastico, ragazzi. Crepate, maledetti. Ecco fatto. Oh, godo. Abbiamo eliminato queste simpatiche creature. Andiamo via. Molto bene. Ah, troppo facile? Mortos. After all, that's not even their final form. Sta frase è un po' iconica, che non è la loro massima forma, però Malak va bene, eh? Ok. Salvage mode activated. Scusami? Project Joykill is now initiated. Constructing. Sì, vabbè, che è un mega mecha a tre teste, vabbè. Joykill unit completed. Have a joy, joy day. Complimenti per la fantasia, è bellissimo. Bellissimo. Il design è tra le cose più belle della vita. E litigano tra di loro, giustamente. Lui controlla il corpo, lui il braccio destro e il braccio sinistro, bellissimo. Non credo funzionerà questa cosa, vero? No, no, purtroppo non ha funzionato. Ora Malak come è contento di vicino. That didn't work. This thing is invincible. Finish him. They hear you. How are you going to beat that thing? E come la ammazzo sta roba? Dobbiamo uccidere il Joykill, ma non so come. Boh. Beh, sto provando a correre se tante volte mi viene in mente qualche cosa, ma sus, non mi vengono in mente idee per neutralizzare questa creatura. Ah, beh, ho capito. Devi premere F su quella roba lì. Ok, ok, carino. Ok. Scappiamo. Vieni via. Ok, 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 via via. Dobbiamo aspettare che fa il raggio lungo. Ok. Quando fa il raggio grosso. Via 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 via. Via 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 via. Uscito, cavolo! Non pensavo saltasse così tanto, cavolo! Si può stannare. Facile, eh? Ragazzi. A saperlo prima. A saperlo prima. Dai, molto bene. Molto bene. Molto bene. Ah, Malak! Tesoro! Via, 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 ragazzi! Molto bella comunque la boss finale. Questa forse è
È bella, lo ammetto, la boss fight di solo bottone mi è piaciuta. C'ero morto qualche volta perché attivavo tutti e quattro i cosi, no? Però poi sus non riuscivo a metterlo davanti a quell'affare, quindi particolare. Prendi il pezzetto di anello. È carino che quando si scioglieva nella lava ha urlato robe tipo ah vabbè, però alla fine ci siamo divertiti, una cosa del genere. Eccolo qua, anellino preso, molto bene. Devo scappare adesso, no? You're locked in. Scusa? Ancora vivo? Oh my god. Sopravvivi per 2 minuti? Ancora? Vabbè, lo stanno un pochino. Ok. Sì, sopravvivi per 2 minuti, però poi sopravvivi per 2 minuti, ragazzi, ho passati 10, eh. Oh, dai! Via. Ok, via, via, via. Mamma mia che fatica. Ok, wiu! Ora ce lo ritroviamo sopra di nuovo. Carino. Ok, non è ancora finita, eh? Dai, palese ci attacca da qua, dai, su, proprio palese. Troppo facile? Pure Mark, mi pare giusto. Siamo quasi, ragazzi, quasi, via, via, via. Ancora! Oh, mamma mia, ragazzi, è un incubo, veramente. Ah, beh. Ragazzi, siamo morti male, come facciamo a scappare? È finita. Aspetta un po'. Meno male che non ho premuto le start, ragazzi, eh. Meno male che non ho premuto le start. Non ci posso credere, ragazzi, che abbiamo perso veramente. Ma meno male che mi sono fermato, perché ho detto non c'è last checkpoint e mi sono fermato. È sparito, è diventato invisibile. Va bene, mi ha fatto qualcosa di sus. Però è diventato invisibile, ragazzi, non l'ho capita sta cosa. Sono ancora vivo. Dove sono? Now we can get to know each other a little better. Okay. Ah, ok, mi vuole guardare la testa. Va bene, vediamo che ci sta dentro. Orrori. Non può significare. That's better. I'll be stepping in for Beers for this process. You don't mind. Prendo la parte che di solito fa Beers, non ti dispiace? Va bene, ok. Let's see what secrets lie. Vediamo quali sono le menzogne che ci celano nella tua memoria. Ah, vero male, un po' di lore. Non hai paura dell'oscurità, vero? Ok. Adesso sono intrigatissimo, eh. Ah, posso muovere? Ok, una pasticca sembrava. Tutte le robe che abbiamo letto qua, Agatha, si collegavano alle medicine, capito, no? E se noi fossimo tipo dei malati che abbiamo fatto overdose di medicine e vediamo questi incubi? Non lo so, ragazzi, le sto pensando tutte. Però queste medicine sono sus, sono sta pasticca è sus. Nostra figlia che piange che... e lui che dice no, meglio di no. Come sua madre? Ok, quindi la nostra figlia era malata come la nostra moglie. Vedi che ci aveva azzeccato che eravamo noi quello di quella lettera? Noi quindi eravamo un tizio che lavorava parecchio e litigavamo con la nostra moglie e con la nostra figlia. Vedi, non spendavamo tempo con lei. Lo vedi? Pesante, ragazzi. Wow. Gli stiamo dicendo che abbiamo sposato una matta, praticamente. Yep. That's all you ever say. Yeah, I know what you think of me. Sorry to ruin your life. All you really need is your money and your secretary. Lo vedi? Che ci siamo, abbiamo pure un flirt con la segretaria, vedi? Ai, ragazzi. Parole forti, eh. Even if you hate me now, Tammy needs you, and all you care about is your stupid work.
Timmy could drop dead, and you wouldn't even notice. Wow. What kind of man are you? Timmy, I'm sorry. Non ho mai potuto dirti quanto ti voglio bene incondizionalmente. Mi dispiace per quello che ho detto. Vedi, eravamo proprio noi, vedi. Mi dispiace per le parole che hai sentito quel giorno. Ci sta guardando la mente e dice: questo non è niente di tutto quello che nascondi. Cos'altro nascondi? Mo sono curioso, ragazzi. Cioè, adesso noi ripercorriamo tutti gli incubi, così ci collegano alla nostra vita. Wow, ragazzi. Spettacolare questa cosa, eh. Ok. When are you going to deal with your wife? Ecco, vedi, questa è quando noi avevamo il flirt con la segretaria. Cioè, la segretaria si sta preoccupando più lei della famiglia nostra che noi, quindi è assurdo. Wow. L'hai promesso. Oh, yeah? Well, how's it? Just like I promised, right? So, I meet you at 8 tonight. Elise thinks I'm going out of town. Ci incontreremo stasera. Elise, che è nostra moglie, pensa che sto andando via per lavoro. Non aspettarmi nel monkey business. Questo non è chi sono adesso. Sta leggendo le mie memorie. Devo scappare prima che scopra qualcos'altro. Quindi il monkey business era l'hotel dove noi ci frequentavamo con questa. Wow, ragazzi. Mi chiedo allora che cavolo sono le paperelle, i watcher e tutte queste cose qui. Ragazzi, pensavo di finire il video prima, ma non mi aspettavo che il finale fosse una botta di lore così potente, ragazzi, eh. No. L'ha già trovato? Noi siamo in coma, ragazzi. Ci avevo preso dall'inizio della serie che noi eravamo tipo in un limbo e vedevamo le nostre memorie come incubi. Fantastico. Wow, ci sta dicendo le peggio cose. Ah, noi ci chiamiamo D, quindi Dog sta per D. Wow. Mostra. Sperma di non farlo, lasciami andare. Wow, non me l'aspettavo. Mark sta cercando di scoprire perché siamo ridotti in coma. Wow, ragazzi, ho i brividi. Non me l'aspettavo questo finale incredibile. Mi sa che abbiamo fatto un incidente sus? Abbiamo ucciso qualcuno? Oh, mamma mia, ragazzi. Dai tuoi demoni. Me l'avevate detto, ragazzi, che la lore di questo gioco era interessante. Oh, no. Abbiamo fatto un incidente con la nostra moglie e con la nostra figlia. No, te prego. What did you do? Cioè, ci sta come mettendo la pulce che siamo stati noi a far fare l'incidente a nostra moglie e a nostra figlia per liberarci di loro e stare con l'altra tipa. Vedi che era Agatha lei? Ce l'avevo preso, una bambina è Agatha. No, ragazzi. Terribile. Wow. Ragazzi, non sto facendo niente, eh? Non volevo farlo. Non sapevo che avrebbe guidato. Oh! Siamo il suo pupazzo e ho un lavoro per te. Siamo sotto il suo controllo adesso. Comunque lui gli ha detto che non è come se non fosse colpa nostra se l'incidente è poi successo, quindi sus. You had the boss angry. Take out the garbage. Ok, lui ci voleva mangiare, ma non ci può più mangiare perché siamo sotto il controllo di Mark. Boss man says you gotta go, so adios. Ragazzi, è incredibile questo finale, scusatemi. Mi ho preso un Bigger, non è male. Allora, Mark ci ha corrotto e ci ha buttati dentro, quindi deduco che Birse non sarà felice di questa cosa. Birse non la vedo contenta, però è ragazza mia, non è che ci hai dato una mano, eh? Quello ci ha fatto il culo. Cosa ti è successo? Cosa ti hanno fatto? Come hai fatto a scappare? Quindi non vede che noi siamo cambiati, che c'è la presenza di Malak in noi? Sei ridotto male, ma almeno hai l'anello con te. Ok. Sei rimorto, insomma, tutto questo non aveva più significato, va bene. Ho paura, ragazzi, eh. In fondo anime capaci come te sono rare, non avevo tempo di aspettarne un'altra. Yes, that was a compliment. Sì, quello era un complimento, non essere arrogante. No time to feel sorry for yourself. Take a short. Lo vedi che siamo cambiati?
The next nightmare awaits and time is running out. Ci sta dicendo di andare nel prossimo incubo. Però noi, vedi, siamo completamente corrotti. No, l'abbiamo liberato, cazzo. What's happening? The eye! What did you do? Wow. No, ci ha usato per tornare qui, cavolo. You idiot! You let him in! Do you realize what you've done? Ho marchiato la sua mente, vedi? But there was nothing he could do to stop it. Wow. You always knew this moment would come. Is that so? Bellissima sta cinematica, ragazzi, un presissimo. If I finish you off here, getting the rest of the ring pieces will be much easier. Even this fool won't miss that. How nice. Ok, gli sta dicendo che gli può fare il culo perché ha tutti i pezzi dell'anello. You believe you have a chance. You think you can claim me, Malak? I'm not as powerless as I was before. Okay. You always belong to me, Beers. Nothing will change that. Okay. Ok, sta usando il potere degli anelli. Ok. E beh, giustamente, Beers è fortissimo ormai. Wow. Yo! Guarda la Beers, assurda! Oh, legge mine, fichissimo! Troppo facile dire, eh? Questo ride. What are you laughing about? Oh mamma mia. Ah, ce n'è più di uno? Capirai, ragazzi. Ce ne sono 10 di Malak. What trickery is this? What's the matter, Beers? Don't lose your confidence so quickly. It doesn't matter how many clones you make. I'll destroy them all. Ok, non importa quanti cloni ci sono, li ammazzerò tutti, va bene? Ma questa cinematica, ragazzi, è qualcosa di assurdo! Mi piace tantissimo! Ancora, niente, non smettono. Ok, gli ha detto... Ti ricordi che, che ti avevo promesso avrei portato il mio peggior incubo con me? Ah, perfetto! No, gli sta mandando tutti gli incubi contro! Guardate, dei watch alle poverelle! No, ma dai! Tutto va a fuoco, ragazzi, è un delirio. Yo, guardala! Sta insultando Agatha? You're not happy to see her. Wow! Oh, does it hurt, Percy? Ragazzi! Stay out of my room. Not sorry at all. Are you? An apology isn't going to save you. I'm gonna help Daddy tear you apart. Vedi, lo chiama paparino però lei, vedi? Peace. Gli ha detto, ti ricordi, ti avevo promesso che ti avrei uccisa. Oh, good. That means that all my friends is here too. Hiya. Sì, ciao, guarda. It was necessary. Ah, ci stiamo vedendo, guardate ragazzi, eccoci. Ah, yes, and it was beautiful work. I enjoyed your little offer. Too bad you refuse to know your place. Ok. Yes. Gli ha detto posso accoltellarla ancora, va bene. But first, let's get what we came for. Ok. Vuole l'anello, giustamente, Malak. All here. I'll be taking these back now. Ok, adesso diventa fortissimo lui. Those are mine! E che possiamo fare, ragazzi? Siamo inutili noi. Perfetto, diventato fortissimo. Pensi di aver vinto? The one I took from you that day. What? How did you bind that one? Ok, lei ne ha tenuto un pezzettino. Ok. You're only delaying the inevitable. The outcome has not changed, and the ring pieces are coming with me.
I'll be taking your little puppet as well. Okay. Che diavolo è quello schifo? Ragazzi, non so che dire, ragazzi, è tutto assurdo! Quanto durerà questo episodio? Incredibile, ragazzi! Sto più di un'ora di registrazione. È tempo di far parte della mia famiglia per sempre. E poi che era? Un orso, scusami. Look around you. Do you even know where you truly are? You mortals have always. Cos'è questo posto? Heaven and hell. It's a rather quaint and amusing. Ok, non è tutto inferno e paradiso. There is a dark dimension. Dimensione oscura. All evil souls eventually gather there and wage war to become the ultimate evil. Ok, ci sono delle dimensioni oscure dove si può ottenere il vero potere. Questi reami sono parte di esso. Vabbè, tipo ok. Sei entrato nei miei affari e mi hai disturbato. Io non sono un normale demone, ok. Ragazzi, quante informazioni avevo tutte insieme? Mi sto rincoglionendo. Ok, lui è tipo un demone che non so quanti, di miliardi di anni, incredibili, ed è fortissimo. E ha business in questo mondo. Tanto tempo fa Bills mi ha offerto un'anima. Voleva diventare una star del cinema. Una richiesta strana. Gli ho chiesto un tributo prima di farlo. Ok. Ho dato a Birz quello che voleva. È diventata carina. E ha cercato di corrompermi con la sua bellezza. Così ho distrutto l'anello per non fargli avere potere. Ah, ok, particolare allora. Vedi, avevo detto che c'era un rapporto susso tra loro. Ha usato quel frammento fatto con la relazione tra loro due per farci questo. Come se questa cosa ci mantenesse lontani per sempre. Con quello che avete fatto mi avete fatto apparire debole e vulnerabile. Questo è bad business, ok. Adesso devi pagare il prezzo. Che diavolo è questo schifo? È una... Ci ha portato da una mamma orsa? Adorano giocare con i mortali. They'll be very excited. Oh yes, this one looks a bit weak though. Sembra debole. Not very lively. They usually last longer if they have a little fight left in them. Ci vuole dare impasto ai cuccioli di questa creatura orripilante? Not that it matters, dear Malik. My babies always leave very little behind regardless. Wow. I've told you not to call me that. You know I hate it. But I like it. This mortal soul will be a bit harder to destroy. Sarà questa l'anima sua sarà più difficile da distruggere. Ok. Take your time and make an example out of him. Fai con calma. As you command, dear Malik. Dear Malik. Gather him up, my babies. Ma che bellini questi pupetti, ma quanto sono carini. No, lasciatemi stare. Mettete i mortali in cucina. Are the ring pieces secure here for now? Of course, dear Malik. They are quite safe here. Ah, lei custodisce i pezzetti dell'anello, va bene. Ragazzi, io sono senza parole, ragazzi. Verrà un video lunghissimo, ragazzi. Proprio lunghissimo. E chi se lo aspettava un capitolo così lungo? Ragazzi, mi stanno portando da qualche parte. Ma quanto siete carini! No, it's not time. Non è ancora il momento. Ti aiuterò a scappare. Ragazzi, ma quanto... E tu, scusami! Mi aiuti? Non ho i poteri, però! Dobbiamo recuperare 18 frammenti. E quando li trovo? Ragazzi, è un delirio! I orsetti sono delle bombe! Ragazzi, boh, non ho veramente parole.
Andiamo piano piano, ragazzi. Un delirio? Ok, altri costumi da mamma orsa. Salvata. Che paura. Che paura, questo me l'hanno fatto bene. Questo me l'hanno fatto bene. Allora ragazzi, la situazione qui è problematica, perché questi orsetti sono più fastidiosi del previsto. E io sto, ragazzi, a 1:40 di registrazione. Io deduco che questo sia proprio un altro livello. Quindi ci avevo preso che il capitolo 4 aveva 3 incubi, tra virgolette. Io mi fermerei qui. Uno degli episodi più assurdi di tutto Dark Deception. Una cosa che volevo dire, che mi stavo dimenticando, che ho detto poco fa: ho apprezzato tutta questa lore incredibile, però forse io l'avrei diluita un pochino meglio, eh. Per carità, ho apprezzato tutto il fatto di Malak con lo scontro con Beers, ci ha letto la mente, scopriamo il nostro passato, tutto bello. Però io l'avrei diluito per i capitoli. Cioè, è da digerire un sacco di roba, ragazzi. Saranno 20 minuti di cinematic. Cioè, è bello, però invece di fare un boccone e saziarti per i prossime 7 reincarnazioni, non era meglio farsi un piccolo bignè di lore a ogni capitolo? Oltre a leggere i fogli del cavolo? Cioè, avrei apprezzato un po' di più di informazioni a fine capitolo, partendo dal primo fino all'ultimo, e poi magari una bomba di lore con questo combattimento te lo tieni per questo. Però questo bignè alla crema così, che ti farcisce di lore, io l'avrei fatti più piccolini, capito, no? Non so se mi avete capito. Comunque, ragazzi, prossimo episodio probabilmente sarà il finale della Blind Run su Dark Deception. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Io ho fame, vado a mangiare. Ci vediamo al prossimo episodio.